Beh, è una situazione in continua evoluzione, abbiamo tantissime richieste di intervento concentrate principalmente nella zona qui di Umbertide e al confine anche con il comune di Perugia. Al momento abbiamo circa 350 chiamate in attesa, stiamo cercando di prioritizzare gli interventi, se così si può dire, e abbiamo potenziato il dispositivo di soccorso provinciale, raddoppiando i turni e abbiamo anche richiesto risorse da fuori provincia per supportare le attività sia di verifica sia di assistenza alla popolazione che riteniamo prioritaria e quindi insomma, queste sono le risorse messe in campo. Poi abbiamo potenziato ovviamente anche la nostra sala operativa per gestire tutte le chiamate e tutte le richieste di intervento. Qual è la situazione più critica? Guardi, dall'idea che mi sono fatto io, credo che i danni maggiori sono nella zona di Pierantonio, quindi perché lì, insomma, ci arrivano un pochino più di segnalazioni di abitazioni con qualche problemino, quindi abitazioni ed edifici. Lei è appena tornato da poco, da poche settimane, pochi giorni, in realtà un'esperienza molto forte di emergenza, di assistenza. Quarta, quali i primi passi appunto della regione per far fronte a questa emergenza improvvisa e imprevedibile del terremoto dell'Umbertidese? Purtroppo Umbertidese è anche parte del comune di Perugia, purtroppo solo chi è umbro può capire la tensione anche che c'è di fronte a queste scosse, un terremoto forte che si è avvertito anche oltre i confini Umbertidese e Perugini, quindi so che la Presidente è stata qua subito, è subito operativa al centro della protezione civile di Foligno, c'è il sottosegretario Prisco all'interno, che tra l'altro ha delega dei vigili del fuoco e di enti locali, adesso collegato con la Presidente proprio per darle le risposte immediate, quindi i vari sopralluoghi per verificare anche l'agibilità degli edifici eventualmente inagibili e anche la gestione degli sfollati che mi sta dicendo adesso il sindaco di Umbertide, che ci ho parlato ora, anche il sindaco Romizzi, sono diverse decine, quindi diverse. Che poi c'è Quindi, tutto, infatti. adesso dobbiamo cercare di fare in modo che ci siano i controlli prima possibile per far sì che le case che sono agibili, le persone possano rientrare e dare delle risposte anche immediate a tutti coloro che hanno i propri edifici inagibili. Credo che abbiano fatto bene i sindaci in via precauzionale a chiudere le scuole, anche l'università. Quindi, purtroppo è una regione che dal 2016 a oggi non riusciamo mai a avere un po' di tranquillità, però ci sono tanti volontari, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, insomma c'è veramente una grande solidarietà che ancora una volta dimostra quanto l'Umbria sia grande. Grande solidarietà, infatti, vediamo in queste occasioni nasce uno spirito incredibile. Assolutamente sì, basta che voi andate anche lì a Pierantonio, a Sant'Orfeto, che sono le zone un pochino più critiche, vedrete i volontari, le persone che sono sul campo. E devo dire grazie a tutti loro. Purtroppo speriamo che sia la fine quello che abbiamo sentito ieri. Sindaco Luca Carizia, sentivamo appunto questione scuole, no? Forse la più impellente a livello comunale pubblico. Qual è la situazione? Allora, intanto per oggi e per domani c'è un'ordinanza di chiusura e adesso bisognerà fare entro questi 2 giorni delle verifiche ulteriori su tutti i plessi scolastici e poi decidere. Però già stiamo ragionando sul peggiore scenario. Sul peggior scenario, poi saranno i tecnici a doverci dire dove invece del peggiore ci può essere, diciamo, il meno peggio. Quindi per la situazione più complicata Pier Antonio. Piandassino e Pierantonio, cioè la parte sud del comune di Umberti, del territorio del comune di Umberti, perché è veramente l'epicentro del terremoto. Come vi state organizzando la gente che è fuori casa? Abbiamo richiesto in questo momento altri 50 posti letto per la palestra di Pierantonio e quindi diciamo concentreremo gran parte degli sfollati lì e tutti i tecnici, sia dei vigili del fuoco, sia della protezione civile, sia del comune, sono in giro a fare i sopralluoghi. Ma il segnale alla popolazione in questo momento, io dico sempre che bisogna essere sempre tutti insieme, uniti e remare nella stessa situazione, che è quella di uscire da questa emergenza come abbiamo fatto con il Covid.
Umberti ha sempre dimostrato di essere una comunità coesa, tutto il territorio comunale ha avuto un atteggiamento di grande coesione durante la pandemia e sono sicuro, e già lo vedo, che sarà anche così in questo, per questo evento. Tanto però permettetemi di ringraziare veramente, come vedete qui, uomini e donne che si stanno dando tantissimo da fare. Noi dalle 4 di ieri siamo in continua a fare sopralluoghi, andare a vedere ordinanze, controordinanze, quindi a Protezione Civile, Vigili del Fuoco, quella regionale, quella di Umbertide, i tecnici del comune, la popolazione stessa che si è comportata fino ad ora veramente da fargli un plauso in una situazione drammatica e di grande, grande paura.